Applico un premer occhi per far durare di più il make-up. Questa volta ridefinisco le sopracciglia seguendo la moda americana, ossia quella delle sopracciglia super definite ma ben sfumate. Quindi applico una matita chiara per le bionde nella prima parte ed un eyeliner in crema per sopracciglia nella parte finale con un pennellino angolato. Adesso con un correttore chiaro cremoso vado a ridefinire il sopracciglio sotto l'arcata e sopra sfumando per bene. Applico adesso questo bellissimo ombretto in mousse dorato. Stendo con un pennellino a penna un ombretto marrone freddo e lo sfumo con un pennellino a sfumatura. Al di sopra applico l'ombretto nero e sfumo nuovamente. Sotto l'arcata sopraccigliare applico un ombretto panna opaco. Applico questo bellissimo ombretto aranciato poco al di sopra della pieca palpebrale per scaldare e dare maggiore gradualità al make-up. Al centro della palpebra applico un pigmento con riflessi duochromo oro bagnato. Applico solo sul dotto lacrimale un ombretto panna leggermente satinato. Traccio una bella riga di eyeliner allungata e con un correttore ripulisco la parte esterna del make-up facendolo finire esattamente con l'eyeliner. Applico l'eyeliner anche nella rima interna dell'occhio e sfumo sotto la rima inferiore lo stesso marrone applicato precedentemente nella piega. Correggo le mie occhiaie con un correttore aranciato. Applico delle ciglia finte molto voluminose ed un pizzico di mascara sempre con effetto volume. Spero che il make-up vi sia piaciuto, se decidete di riprodurlo non dimenticate di inserire l'hashtag SimonanaPimois in modo da farmelo vedere. Un bacio e alla prossima!